Dopo le commemorazioni in agosto delle stragi nazifasciste compiute sul territorio toscano, il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha partecipato alla celebrazione del 75esimo anniversario della liberazione di Vecchiano, invitato dall'amministrazione comunale alle celebrazioni che si sono svolte in teatro per tramandare la memoria storica di quel periodo alle nuove generazioni. Vecchiano fu liberata l'8 settembre 1944, un'altra occasione per ribadire la spinta che fu impressa dalla liberazione dal nazifascismo. La storia del fascismo, del nazismo, ci insegnano che in questi periodi di crisi sociale si possono prendere anche strade che hanno il segno del razzismo, che hanno il segno dell'autoritarismo. Noi bisogna costruire una nuova resistenza perché tutto questo non avvenga. La liberazione di Vecchiano è stata ricordata anche con i brani eseguiti dalla Filarmonica Senofonte Prato e dall'anticipazione del video Piccole Stragi, l'estate del 44 nel Padule di Vecchiano, proiettato in teatro. Un evento di festa per tutti i vecchianesi. Vecchiano intende mantenere alta l'attenzione su questi temi perché pensa che diffondere la Costituzione e la Resistenza sia ancora indispensabile per le nuove generazioni, una cosa imprescindibile. Lo faremo anche con un attento legame con le nostre scuole.